Ieri sono andato in crisi, ho fatto un'omelia proprio brutta, ho parlato 10 minuti, non ho detto niente, perché volevo spiegare la Trinità e non ci sono riuscito. Allora sono andato in crisi, meno male che mi ha ricaricato andare a trovare Don Dino, a Signors, che faceva questo splendido ritiro. Ho capito che non si può spiegare la Trinità teoricamente. La Trinità si deve viverla, dobbiamo viverla. Solo chi ha vissuto la Trinità può capire la Trinità. Solo chi ha vissuto quell'unità che fa sì che non siamo più tante persone, ma siamo uno, può capire che come ha fatto Dio. Non siamo stati creati noi ad immagine della Trinità. Infatti da soli non ci sentiamo bene, siamo incompleti, abbiamo bisogno di stare con gli altri. Gesù, che è una delle tre persone della Trinità, perché è venuto tra noi? È venuto per farci vedere come vive la Trinità. Allora, per vivere la Trinità basterebbe imitare Gesù, basterebbe vivere come Gesù, avete vissuto la Trinità. Lo Spirito Santo che è entrato nei nostri cuori, perché? Per darci la capacità di amare come si ama nella Trinità. E allora adesso tocca a noi, non dobbiamo fare altro che tirar fuori quello che abbiamo dentro, fare ciò per cui esistiamo. Noi siamo stati creati per rivivere in terra quello che si vive in cielo, per vivere nella nostra vita umana la vita di Dio, che è la vita dell'amore e dell'unità, l'amore fino a diventare uno, l'amore fino a farsi niente per l'altro, a morire per l'altro e diventare una cosa sola. Questo è quel che ha vissuto Gesù, questo è quello che sono i cristiani. Ma dobbiamo fare questo, siamo nati per questo, non c'è nessun altro scopo nella vita. Come dice il Padre nostro, sia fatta la tua volontà. La volontà è l'unità, no? Giusto, è l'amore. Sia fatta la tua volontà, poi come continua? È logico. Come in cielo, così in terra. Come si vive in cielo, si vive in terra. Capite? Dobbiamo imitare questo Gesù. Dobbiamo seguire la voce dello Spirito Santo. Per fare tutto questo ci vogliono alcune cose. Per esempio ci vuole tanta sapienza. Abbiamo sentito nella prima lettura come è bella la sapienza, come è grande, te l'hai detto tu Maurizio, sin dalla creazione, sin da quando Dio creava il mondo c'era la sapienza. Quanta sapienza c'è bisogno per creare unità, per creare disunità? Basta una parola, una frase e crei disunità, basta niente. Per creare unità, quanta sapienza trovare le parole giuste, trovare il momento di star zitto, trovare l'occasione per creare comunione, simpatia, voglia di condividere. Com'è difficile, non sai che pesci pigliare se non abbiamo il dono della sapienza, non sappiamo come conquistare le persone, non sappiamo come affascinare, non sappiamo creare unità, sappiamo solo creare divisione. Abbiamo bisogno di questa sapienza, di questo dono della sapienza. Ma quanta pazienza ci vuole, è vero che ci vuole tanta pazienza. L'abbiamo sentito nella seconda lettura. La tribolazione produce pazienza. La pazienza una virtù provata. La virtù provata la speranza. Di tutte queste cose c'è bisogno per vivere come la Trinità. Ci vuole tanta pazienza. Guarda qui che bello, eh? Ci vuole tanta pazienza, perché ne ricevi di tutti i colori, è vero? Uno che cerca l'unità, quante tribolazioni che deve passare, quante nasate, quante delusioni, quante volte tu cerchi di creare comunione e trovi divisione, è vero? Quante volte tu cerchi di portare quell'unità e non riesci, e trovi delle porte chiuse in faccia, trovi dei no,
e ti verrebbe da scoraggiarti. Ma ci vuole una virtù provata, dice San Paolo. Non ti devi scoraggiare di fronte ai fallimenti, devi sempre andare avanti. Ci vuole speranza, tu devi sempre sperare. È possibile l'unità, è possibile portare in terra la vita del cielo. Si può fare, dobbiamo riuscire, anche con te che adesso mi rifiuti, anche con te che adesso mi giudichi, anche con te che adesso mi sei nemico, io voglio sperare che è possibile l'unità tra noi. Dobbiamo avere una speranza più forte di ogni batosta. E ancora, cosa c'è bisogno? C'è bisogno di una guida. Sarebbe bisogno di uno che ci ricordasse continuamente quello che ha fatto Gesù, quello che ha detto Gesù, perché lui è l'esempio di come si vive nella Trinità, vero? E se ci fosse qualcuno che dentro l'orecchio ci suggerisse che cosa Gesù ha detto e ha fatto, non sarebbe male, è vero? Ma c'è questo, è lo Spirito Santo, lo dice Gesù, quando verrà lo Spirito Santo vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma vi dirà tutto ciò che avrà udito e annuncerà le cose future, vi ricorderà tutto ciò che io ho detto e ha detto Gesù. Quanto è difficile questo compito, vivere la Trinità, ma quanto è grande, quanto vale la pena di spendere la vita per questo. È difficile, ma ciò è ciò che ci rende quasi grandi come gli angeli. Lo dice il Salmo che abbiamo letto. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Ci hai fatti così grandi che possiamo tentare di vivere nella nostra vita umana la tua vita divina.